Ciao ragazzi, qui Venom, nuovo episodio della Serie A Bonus Challenge, il decimo, siamo esattamente a metà e per l'episodio di oggi ho scelto la squadra al fondo della classifica, al 20° posto, la Cremonese. Andiamo dentro col video e andiamo a girare la ruota. Allora ragazzi, eccoci qua, come ogni video della Serie A Bonus Challenge, vi dico che se questo è il vostro primo video di questa serie, vi lascio adesso un mini tutorial di circa un minuto e mezzo, così capite tutto il regolamento. Se invece avete già visto altri episodi, potete skippare tranquillamente al minuto che vi metto adesso a schermo. Allora, noi andremo a prendere per ogni episodio una squadra di Serie A e prima di iniziare la stagione andremo a girare una ruota che potrà dare alla squadra un bonus su 5 in base a quello che esce. Vi leggo rapidamente i bonus. Il primo bonus è che aggiungiamo alla squadra una top icona in ogni reparto. Il secondo, un top giocatore hero in ogni reparto. Il terzo bonus invece è che aggiungiamo un top player in ogni reparto, quindi per esempio Mbappé davanti, Modric in mezzo al campo, Van Dijk dietro e in porta Alisson. Il quarto bonus è invece un reparto completo al top, quindi prendiamo un reparto della squadra e lo potenziamo al massimo con i giocatori disponibili. E l'ultimo bonus invece è che tre giocatori della rosa verranno portati a 99 di overall. Ovviamente dopo aver inserito i giocatori del bonus alla squadra andremo a simulare un campionato di Serie A, quindi una stagione con quella squadra, e in base alla posizione di classifica che raggiungerà otterrà un determinato punteggio che adesso vi vado a leggere. Allora, qua sui punteggi c'è da fare un bel discorso. I punteggi li vedete adesso a schermo, ve li leggo rapidamente. Vittoria del campionato 50 punti, secondo posto 35, Champions 30, quinto sesto posto, quindi Europa League 20 punti e via dicendo per le altre posizioni. In più ci sarà un bonus se il miglior marcatore della Serie A sarà un giocatore di quella squadra di 5 punti, stessa cosa per gli assist. Se il capo assist sarà uno di quella squadra, altri 5 punti. In più ragazzi, visto che con questa tabella sarebbero troppo avvantaggiate le squadre in alto alla classifica, perché facciamo un esempio, il Napoli, se gli mettiamo 4 giocatori è quasi sicuro che vinca lo scudetto, mentre magari le squadre di bassa classifica come lo Spezia, il Lecce, la Cremonese e altre squadre comunque che non hanno dei giocatori top, anche con l'aggiunta dei giocatori della ruota della fortuna potrebbero magari non riuscire ad arrivare nelle zone alte della classifica. Quindi a questo punteggio che vi ho elencato prima, alla fine si andrà ad aggiungere la posizione in classifica della squadra. Quindi vi faccio un rapido esempio prendendo sotto mano la classifica. Se faremo la sfida con la Lazio, che attualmente è al quarto posto, e dovesse vincere, sarebbero 50 punti più 4, perché la Lazio è quarta in classifica. Ma se dovessimo invece fare la sfida, per esempio, con Lecce, che è sedicesimo, e il Lecce dovesse incredibilmente vincere, sarebbero 50 punti più 16, quindi 66 punti. Questo l'ho fatto per pareggiare un po' tutte le squadre, quindi tutte le squadre hanno la stessa possibilità di fare un punteggio alto. Bene, eccoci qua raga, non so se siete arrivati avendo skippato o se vi siete visti il tutorial, in ogni caso è il momento di andare a girare la ruota e vedere quale bonus capita alla Cremonese, alla squadra al 20° posto della nostra Serie A. Allora, ci siamo nella schermata della ruota, vediamo un po' che bonus capita alla Cremonese. 4 hero per la Cremonese, mamma mia! Torna questo bonus che abbiamo visto solamente una volta in questa challenge, era capitato al Monza e ora tocca anche alla Cremonese. Quindi cambiamo schermata, vado a creare i 4 hero e li inserisco in squadra. Allora, eccoci qua, ho creato i 4 hero perché ovviamente non si possono inserire. Vi faccio vedere quali sono gli hero che ho creato e soprattutto che valutazione ho scelto per loro. I 4 hero sono Lucio, Marchisio, Yaya Touré e Di Natale. Nell'episodio col Monza erano Lucio, Marchisio e Yaya Touré più Gino La. Qua al posto di Gino La ho voluto mettere Di Natale per restare in tema con la Serie A. E quindi questi sono i nostri 4 hero. Ovviamente come overall ho messo per tutti quanti il loro overall massimo, ovvero quello della versione Marvel. Di Natale ovviamente non ha quella versione, quindi gli ho messo 88 di overall, che è quello della sua versione hero base. Ora raga, andiamo a inserire questi 4 hero, super hero, nella formazione titolare e vediamo un po' cosa viene fuori. Vi ricordo che è vietato cambiare modulo, quindi speriamo che la Cremonese abbia un buon modulo. 3-5-2, non benissimo, non benissimo. Vabbè, vedo di fare i miracoli. Bene, inseriti i 4 hero e questa è la formazione finale. Abbiamo Lucio a guidare la difesa con a fianco Vasquez e Bianchetti. Centrocampo a 3, come mediano è rimasto Castagnetti, ma al suo fianco sono apparsi Yaya Touré e Marchisio, due super mezzale. E davanti, a fianco ad Okereke, è apparso Antonio Di Natale, 88 di overall, le speranze della Cremonese sono riposte in lui. Ora andiamo a iniziare la Serie A, voglio vedere per curiosità la Cremonese per stelline in che posizione è, spero non sia all'ultimo posto, ma penso di no,
e poi andiamo dentro con la bonus challenge. Allora, Serie A, ordiniamo per valutazione. Dov'è la nostra Cremonese che dobbiamo selezionare? Oh, manco male. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nono posto per la Cremonese con 4 stelle di valutazione. Vi ricordo che la Cremonese alla fine, al punteggio che farà in questa Serie A bonus challenge, dovremo aggiungere 20 punti per la posizione in classifica, perché la Cremonese attualmente è al 20° posto in campionato. Quindi occhio alla Cremonese per la classifica finale della Serie A bonus challenge, potrebbero esserci sorprese e potremmo ritrovarcela tanto tanto in alto nella classifica. Ah, tra l'altro, piccola precisazione per quanto riguarda la classifica, visto che nei commenti dello scorso episodio, quello con la Juve, ci sono state molte polemiche. La Juve è attualmente al primo posto, ma ho deciso di considerare il punteggio come se non avesse ricevuto la penalizzazione. Quindi la Juve guida la Serie A bonus challenge con 57 punti, non con i 64 che aveva ottenuto grazie alla penalizzazione. Mi sembra più corretto, anche perché comunque la Juve è sì in basso in classifica, ma solo per la penalizzazione. Quindi Serie A bonus challenge con in testa la Juve con 57 punti. Vediamo chi riuscirà ad acciuffarlo. Comunque raga, la Cremonese avendo poi 20 punti alla fine, occhio alla classifica della Cremonese. Vediamo se è tutto aggiornato. Sì, ci sono i nostri hero che abbiamo aggiunto, e allora non ci resta che iniziare. Debutto contro l'Hellas Verona. Dai Cremonese, facci sognare. Io tifo sempre le squadre che scelgo e partiamo bene. Con 1-0, subito, gol di Yaya Touré. Noi dobbiamo puntare anche alla classifica marcatoria, perché quei 5 punti della classifica marcatoria e della classifica assist potrebbero essere fondamentali alla fine. Seconda partita con la Fiorentina, vediamo un po'. 2-2. Però fa gol di Natale, anzi ne fa addirittura 2 di Natale. Bene, va bene così. Non possiamo puntare a vincere tutte, perché comunque siamo la Cremonese e siamo la squadra in fondo alla classifica. Però qualche punticino lo stiamo rubando. Terza partita contro Atalanta, subito un big match. 3-2 di Natale, Castagnetti e di Natale. Raga, di Natale, 4 gol in 3 partite. E tra l'altro ha fatto 2 doppiette di fila. Oh, dai Cremonese. Pensate se la Cremonese ci stupisce tutti e vola al primo posto della bonus challenge davanti alla Juve. Sarebbe assurdo. Però per fare ciò deve continuare a vincere, o almeno a fare punti. Contro il Sassuolo 0-0, però siamo ancora imbattuti, va bene. E ora alla quinta giornata purtroppo incontriamo l'Inter. Dico purtroppo perché è una big, e di solito contro le big non va benissimo. Ah, prima sconfitta in campionato, che peccato, segna Aslani. Di Natale di nuovo ammonito, un po' falloso Antonio. Ecco, giornata dopo contro il Napoli, che però è all'ottavo posto. Potrebbe essere l'occasione per vincere. Sì, 1-0. Sì, principino Claudio Marchisio. Osimhen sbaglia il rigore. Let's go. Ma il mister che toglie Lucio per mettere Ferrari al 60esimo, t'ha posto? Mamma mia, che calendario. Napoli, Inter e Lazio di fila. Vediamo cosa combiniamo con la Lazio. 3-3. Oh, ok, reche. Ferrari è di Natale. Di Natale c'è sempre. Let's go. Sì, ma io non ci credo, raga. Abbiamo beccato 4 big di fila. Adesso c'è il Milan. Intanto cosa sta succedendo a Petagna là dietro? Ma che gli è successo al braccio? Vabbè, non importa. Contro il Milan senza Castagnetti. Vabbè, meno male che è espulso lui e non gli altri due centrocampisti. Ah, de che telare. Tonali. Questa è brutta. È il primo vero passo falso di questo campionato. Raga, vabbè, ci sta. Siamo la Cremonese. E poi ci rifacciamo così, 1-0 col Torino. E ora decima giornata e poi recap della classifica e della classifica marcatori. Vediamo contro chi è la decima giornata. Ecco, contro la Juve. Vabbè dai, ci siamo tolti tutte le big all'inizio. Chiudiamo con una vittoria le prime 10. Ma come? Ma cosa vuol dire 4-3? Ma cosa vuol dire 4-3? Ha segnato Lucio, però di là ne ha fatti 3 Chiesa e 1 Vlahovic. 4-3, dai, sei riuscito a fare 3 gol contro la Juve, ma ne abbiamo presi 4. Vabbè, dai, recap della decima giornata. Allora, classifica, dai, manco malissimo. Ottavo posto, 15 punti, siamo a meno 3 dall'Europa League e anche a meno 3 dalla Champions. La classifica è cortissima, ma è una classifica ambigua, raga, perché ci sono Salernitana e Monza al 5° e 6° posto, Napoli al 9° e Juve al 7°. Beh, deve ancora un po' assestarsi il tutto, anche perché l'Atalanta è in zona retrocessione. Classifica marcatori, come siamo messi? Non bene, raga. Dybala ha fatto 9 gol in 10 partite. E dei nostri? E dei nostri non c'è traccia. Il primo è Di Natale, che ha fatto 5 gol in 10 partite. Non bene. Anche in classifica assist, non bene. Marchisio e Yaya Touré ne hanno fatti 3, ma il primo ne ha fatti 5. Però è ancora lunga, raga. Andiamo verso la 20esima. E alla 20esima ci sarà il prossimo recap. Siamo contro l'Empoli, che è 19esimo. Potrebbe essere una buona occasione questa. Sì, 2-1. Yaya Touré e Vázquez. Ci rifacciamo così dopo la sconfitta con la Juve. E purtroppo la giornata dopo perdiamo con l'Udinese. Ah, ragazzi, tra l'altro quasi mi stavo dimenticando. Commentate, mi raccomando, qua sotto con il nome della prossima squadra che volete vedere nella Serie A Bonus Challenge. La squadra più commentata ovviamente sarà quella scelta per il prossimo episodio. E poi dopo aver commentato, mi piace e iscrizione. Quello sempre, raga. Dai. Ma proseguiamo. Siamo contro la Sampdoria.
Questa la vinciamo, me lo sento. 3-0 infatti, doppietta di Yaya Touré. Di Natale sbaglia rigore, ma poi fa gol e si fa perdonare. 3 punti e 3 gol, ok. Seconda vittoria di fila, Touré, Marchisio, doppietta del principino. Raga, facciamo tanti gol, ma ne subiamo anche troppi. Ora contro la Roma, questo è difficile, dobbiamo battere una big, no, segna Marchisio ma non basta, gol di Dybala, che allunga anche in classifica marcatori, fa malissimo questa sconfitta, questo invece non fa per niente male, questo è come il miele al mattino, Yaya Touré, Vasquez, Marchisio, Di Natale, segnano i tre nostri hero, che non sono difensori, perché Lucio non ha segnato, ma va benissimo così. 3 punti e 4 gol segnati. E ora ci aspetta la Salernitana. Manca poco al recap della 20esima. 1-1. No, ma Marchisio quanto sta segnando, regà? Oh, Marchisio capocannoniere, eh? 3 giornate al recap. Giochiamo contro il Monza. Vediamo. 2-2. Ah, che peccato. Stiamo perdendo troppi punti stiamo perdendo. Ho paura a guardare la posizione in classifica, infatti non la guardo fino alla 20esima. La guardo con voi. Ora giochiamo contro il Lecce, che è all'ultimo posto, dai. 3-0 facile, 2-1, va bene uguale. E qua, Lucio, segna, mi ha ascoltato prima, regà. E ora, ha segnato, gol vittoria. Ultima giornata, prima del recap della 20esima. E siamo contro il Napoli, con Di Natale espulso. L'ho detto, raga, che Di Natale era troppo falloso. Troppi cartellini stava prendendo. La vedo veramente grigia, raga, grigissima. Vediamo. 3-3. Ma regà, ma contro le big che prestazioni facciamo? 4-3 con la Juve, 3-3 col Napoli senza Di Natale. Non ha segnato nessuno dei nostri hero che abbiamo aggiunto. Va bene così. 3-3, ci posso stare. E allora, 20esima giornata, vediamo un po' come siamo messi in classifica. Allora, classifica la 20esima giornata. Leggermente meglio di prima, perché siamo al 7° posto, però purtroppo ci siamo allontanati dalla zona Europa League e dalla zona Champions. La zona Europa League dista 5 punti, mentre la zona Champions in realtà solo 6. Quindi poi è questione di fare bene 2-3 partite per riavvicinarsi al tutto. La cosa positiva è che abbiamo preso il distacco da quelle dietro, perché siamo a più 4 dall'ottavo, nono e 10° posto, che hanno tutte 29 punti. Dai, è ancora lunga, manca metà campionato. Classifica marcatori, siamo un po' saliti per caso, ma per niente, raga. Per niente, il migliore è Yaya Touré, ok, con 9 gol in 20 partite, va bene. E in classifica assist invece chi è il nostro migliore? Sempre Yaya Touré con 5 assist in 20 partite, il primo è Brahim Diaz. Vi dirò che credo più nella classifica assist a sto punto. Per ora giochiamo contro l'Inter, alla 21esima. Con le big, dai, un risultato strano. Sì! Yaya Touré, Di Natale, dopo l'espulsione, torna e fa doppietta. 3 punti con l'Inter. E questo è un segnale chiaro al campionato. La Cremonese c'è. La Cremonese crede ancora nella lotta alle coppe europee. Ecco, e poi becchiamo la Juve. Ecco, se vinciamo pure con la Juve, raga, è una dichiarazione di intenti, completamente. Vediamo. Cosa? Cioè all'andata ne abbiamo presi 4 e qua ne abbiamo presi 6. 10 gol in 2 partite con la Juve, ma che è successo? Vabbè, ci hanno proprio tappato le ali dopo sta partita, ragazzi. Stavamo prendendo il volo, siamo piombati giù. Vabbè, ci può stare, cioè no, non ci può stare, ci può stare perdere, ma non 6-0. Vediamo come reagiamo comunque bene, con un'altra doppietta di Natale. E allora ti dirò, ci posso stare. Di nuovo contro il Lecce, la squadra al 20esimo posto, che ci può regalare gioie. E ci regala gioie, di misura, Okereke e Marchisio. No, di nuovo con l'Udinese, abbiamo perso sia andata che ritorno, non ci credo, 1-0 all'andata e 2-1 al ritorno. Mamma mia, l'Udinese è la nostra nemesi. Con la Fiorentina, vediamo se ci rifacciamo, 3-2, Di Natale, Valeri, mamma mia, raga, Di Natale quanto sta segnando in questa seconda parte di campionato? Io terrei d'occhio la classifica marcatori e la vedremo alla 30esima giornata insieme alla classifica generale, ma ora c'è da battere l'Hellas Verona, magari con un gol di Di Natale, 1-1, ah, io non ce la faccio più, una montagna russa questa bonus challenge con la Cremonese, una montagna russa. Ecco, e la montagna russa rischia di andarsi a schiantare, perché siamo contro il Milan, al primo posto, vediamo per l'impresa, no, che peccato, va bene che ne ha fatti 2 di Natale, ma che peccato, 0 punti portati a casa purtroppo. Ultima giornata, prima della 30esima, prima del recap, un altro big match, contro la Lazio, vincere? No, non vinciamo, 2-2, Okereke, Luis Alberto, Di Natale, Basic. E allora vediamo un po' la situazione, ma risultati che non mi sono piaciuti, raga, in queste 10 partite. Classifica alla 30esima, siamo sempre lì, raga, incredibile. Sempre al 7° posto, sempre a meno 5 dalla zona Europa League. Non è cambiato assolutamente niente, raga. È cambiato solo che ci siamo allontanati clamorosamente dalla Champions, perché adesso dista 9 punti. La vedo davvero dura. Vediamo se ci siamo avvicinati però in classifica marcatori. Sì! Oh, Di Natale, raga, 17 gol. Ok che Dybala ne ha fatti 23, però almeno adesso si vede Di Natale nei primi 5. Classifica assist,
Yaya Touré ne ha fatti 8 come i primi. Quindi occhio che potremmo vincere la classifica assist e in caso di un miracolo potremmo anche vincere quella marcatori. Mancano 8 giornate alla fine, l'obiettivo adesso diventa vincere almeno una delle due classifiche assist o marcatori e acciuffare l'Europa League. Dai, crediamoci, dobbiamo vincerle tutte 8. No vabbè, vincerle tutte 8 è impossibile anche perché Di Natale è di nuovo espulso. Però almeno un 18 punti, dai, 18 punti su 8 partite. Di Natale incredibile, sempre espulso. Ma com'è possibile? E perdiamo. E perdiamo con Yaya Touré che sbaglia il rigore e con Marchisio che esce a fine primo tempo per Benassi. Mamma mia, un disastro. La 31esima giornata è stata un disastro. 32esima contro la Roma, ormai ho perso le speranze, raga. Ho perso completamente le speranze e infatti ne perdiamo un'altra. Seconda sconfitta di fila per la Cremonese. Accidenti, accidenti. Contro il Monza. Ormai davvero servirebbe un qualcosa di incredibile, però va bene. Va bene iniziare così questa impresa finale. Col gol di Yaya Touré, col gol di Marchisio e col 3-1. Dai, non guardo la classifica assolutamente. Non dobbiamo farci condizionare. Dobbiamo solamente pensare alle nostre partite. Pensare a vincere contro la Salernitana. 2-2. 2-2. Niente, niente. E allora a 4 giornate dalla fine siamo contro il Bologna. Vediamo come va a finire. Che perdiamo di nuovo. Che perdiamo di nuovo, Cremonese. Avevo creduto in te. Avevo creduto in te, Cremonese. Invece mi fai fare una figuraccia, Cremonese. Rischi davvero i bassi fondi di questa Serie A Bonus Challenge. Rischi i bassi fondi nonostante il più 20 che prenderai. Ecco, adesso vi siete svegliati. 4-0, Yaya Touré, Marchisio e Okereke. Non poteva almeno farne 4 di Natale così prendiamo i punti della classifica marcatori? No, eh? Mancano 2 giornate, la prima è contro il Sassuolo. Vediamo un po', 4-2. Ma io non capisco, raga, veramente. Ma com'è possibile che vinciamo 4-0 una partita, perdiamo 6-0 l'altra, poi vinciamo l'altra, poi perdiamo l'altra 4-3. Vabbè. Ultima giornata, contro l'Atalanta, chiudiamo con un big match. Ormai la classifica, raga, è compromessa, però cerchiamo almeno di chiudere in bellezza il nostro campionato. La nostra Serie A Bonus Challenge, 1-1, gol di Okereke. Vabbè, non dirò niente. Quindi andiamo un po' a vedere come abbiamo finito in campionato, se per caso abbiamo vinto qualche classifica marcatori o qualche classifica assist, e facciamo il conteggio finale. Allora, classifica, niente raga, incredibile, siamo stati al 7° posto praticamente dalla 10ª giornata fino alla 38esima, quindi la Cremonese si meritava questo 7° posto, tra l'altro ha chiuso a meno 10 dalla zona Europa League, raga, ci può stare. Vediamo se ha vinto per caso la classifica assist o la classifica marcatori qualcuno dei nostri. Classifica marcatori no, perché Dybala alla fine ha fatto 30 gol, il nostro migliore di Natale che si ferma a 18, e classifica assist purtroppo neanche. Yaya Touré ne ha fatto solo uno nelle ultime 8, mentre ha vinto Chiesa con 11 assist. Male raga, male. Quindi, conteggio finale. Allora, la Cremonese ha chiuso al 7° posto, che significa solamente 15 punti, ai quali, per fortuna della Cremonese, vanno aggiunti 20 punti per la posizione attuale in classifica della Cremonese. Quindi la Cremonese, la squadra lombarda, chiude la sua Serie A Bonus Challenge con 35 punti e si posiziona attualmente al 9° posto. Vabbè, manco malissimo, davanti a Hellas Verona e Lazio, che sono rispettivamente al 9° e al 10° posto. Sicuramente, raga, si poteva fare meglio, con questo bonus che gli era uscito, con i 4 Hero, si poteva fare meglio, però purtroppo non ce l'hanno fatta. Prima di chiudere, raga, voglio vedere i nostri 4 Hero come hanno performato, come facciamo in ogni video di questa challenge. Allora, Cremonese, ordiniamo per gol. Di Natale, 36 presenze, 18 gol e 10 ammonizioni. Ok, va bene. Marchisio, 13 gol e 6 assist. Yaya Touré, anche lui, 13 gol ma 9 assist. E Lucio invece 2 gol e 3 assist e solamente 2 ammonizioni. Allora, vi dirò, Di Natale poteva fare assolutamente di più, perché 18 gol sono un po' pochini, per quanto comunque giocasse in una squadra di bassa classifica, quindi non era magari tanto aiutato dai compagni di reparto. Marchisio e Yaya Touré invece benissimo. Due centrocampisti che ti fanno queste cifre sono davvero da top player. E Lucio, boh, non so valutarlo Lucio, raga. Un difensore, 2 gol e 3 assist mi sembrano comunque un buon bottino, ma l'importante per Lucio era difendere la porta. E quindi, ragazzi, con in sottofondo la classifica della Serie A Bonus Challenge della Cremonese, io vi ringrazio per aver visto questo video. Se ancora non l'avete fatto, un mi piace e un'iscrizione qua sotto. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!